Buonasera, possiamo iniziare. Stiamo aspettando solo Pier Nicola Medicini, che è il portavoce del Parlamento Europeo, ci ha dato il via libera. Venendo da Benevento ci metteva un po' di più, quindi preferiamo avviarci nel frattempo. Innanzitutto grazie per essere così numerosi. Noi abbiamo scelto questa bellissima struttura per organizzare il convegno di oggi. Sicurezza alimentare e i prodotti locali nel mercato globale. Voglio fare subito una precisazione. Il nome del gruppo, diciamo, che ha pensato a questa cosa, era da un po' di tempo che ci lavoravamo come idea, tanto è vero che chiamai l'anno scorso Antonio Pellegrino per dirgli vogliamo organizzare questa cosa insieme. Poi ci abbiamo messo un po' di tempo, quindi lontano da quelle che possono essere logiche, diciamo, politiche della cosa, visto che tra poco si inizierà una campagna elettorale, noi vogliamo restare sui temi. E questo è un tema essenziale, e la scelta di caselle credo che sia un po' scontata nel senso buono del termine, perché quando penso al buon cibo, quando pensiamo ad una comunità rurale che ha fatto delle tradizioni un fiore all'occhiello, io penso a Caselle in Pittari, oltre ovviamente a tutti quelli che possono essere i legami affettivi che mi legano personalmente a nome del gruppo alla comunità di Caselle in Pittari. Credo che sia doveroso, prima di iniziare, conoscere un attimino questa struttura dove siamo ospiti, e lo ringrazio lui, il suo nome vuol dire la cooperativa che la gestisce, la Burlime, Mariano Pellegrino, che gestisce appunto il museo virtuale Muli. Grazie Mariano. Buonasera a tutti, mi sentite pure senza microfono? Io odio i microfoni. Sì, tanto io ho la voce alta. Vabbè, buonasera a tutti e benvenuti. Veramente sono estremamente felice di ricevere, insomma, di accogliere il rappresentante del Movimento 5 Stelle che mi hanno dato la possibilità di sentirmi rappresentato finalmente per la prima volta nella mia vita da quando voto. Quindi grazie per questo e grazie a tutti quanti gli intervenuti, alle autorità presenti. Prima di tutto voglio anche portare i saluti del sindaco mio, del mio comune, perché lui era stato invitato come relatore da parte di Alberico, però per motivi familiari mi ha detto che probabilmente farà tardi, per cui se dovesse arrivare tardi e qualcuno se n'è andato, vi porto i saluti suoi. Poi io rappresento una cooperativa, la Burlime, con la quale gestiamo questa bellissima struttura che è di proprietà del comune, e noi da un paio d'anni stiamo cimentando a mettere dentro questo contenitore, questa scatola, una serie di cose belle, insomma, di laboratori didattici soprattutto, ci rivolgiamo a un turismo scolastico, e quindi i laboratori sono quelli che ci riguardano personalmente molto, molto da vicino, insomma. Diceva Alberico prima che Caselle ha saputo fare delle tradizioni, insomma, ricchezza. Effettivamente a Caselle ci sono 7 ristoranti e durante tutto l'arco dell'anno sono visitati da circa 100.000 persone, ma conti reali, insomma, non sono opinioni, però questo la dice lunga sul fatto di essere attenti nei confronti di certe problematiche che ci attanagliano, e sempre di più ogni giorno che il tempo passa questi problemi diventano sempre più grossi e ingestibili. Secondo me è ingestibile da parte di una politica incapace, assente. Io sono molto diretto, insomma, senza problemi, e mi rivolgo anche agli amministratori locali, i quali si lavano la bocca di tante belle parole, di rete, di collaborazione, di una serie di cose, però poi alla fine rimaniamo soli. E allora, questa è una struttura dentro la quale facciamo una serie di laboratori, diciamo, laboratorio della panificazione. A pietra che si aziona a mano, e spieghiamo ai ragazzi qual è la differenza delle farine, insomma, quindi la bontà del prodotto del grano e soprattutto dovuto alla molitura del grano. Poi facciamo laboratorio dell'archeologia, perché qui abbiamo un sito archeologico che risale al III secolo a.C., la città di Laurelli, che non è meno importante di Velia e di Rocca Gloriosa. Negli ultimi studi, insomma, sono stati fatti a luglio, c'è stata l'Università di Salerno,
e cioè abbiamo realizzato una simulazione di uno scavo archeologico, per cui i ragazzi vengono qua e imparano a scavare come si fa per ritrovare, insomma, a portare alla luce le cose che milioni di anni fa sono state sepolte. Poi abbiamo il culto micaelico, insomma, e sulla montagna del Pittari, che sta qui sulla nostra sinistra, ci stanno anche delle grotte che risalgono a 6.000 anni fa, sono stati trovati dei resti, insomma, dei cocci, da due ragazze che sono state qui, hanno fatto due tesi, noi stiamo collaborando con loro, stiamo facendo un sunto di queste due tesi per renderlo più fruibile al grande pubblico, insomma. Senza dati tecnici, storici, dati scientifici. Poi questa struttura è dotata di una serie di apparecchiature tecnologiche, anche questo, no? Giù in particolare c'è una sala immersiva dentro la quale si può percorrere circa 300 metri del famoso, gigantesco, immenso inghiottitore del Bussento, di cui tanti sanno ma che pochi conoscono perché non è un luogo facilmente accessibile per una serie di problematiche, insomma. E noi stiamo lavorando intorno a tutte queste cose qui. Il Bussento si inabissava dentro questo inghiottitoio e nel 1960 è stato interrotto, il normale corso del Bussento è stato interrotto dalla costruzione di una diga che risulta essere anche una delle tra le più importanti in Italia, perché se vi ricordate nel 2003 quando c'è stato il blackout generale in tutta Italia, l'Italia intera è ripartita dall'impulso di questa gabbina qui a Caserne Pittari. Quindi parliamo del Bussento a 360 gradi, questo è un percorso fiume che nasce alle pendici del Monte Gervati, la montagna più alta della Campania, e quindi dentro questo fiume, per riportarlo alla luce, facciamo correntismo. Abbiamo avuto non parlo di numeri, perché insomma sennò poi sembra che voglio studiare, sto facendo solamente un accenno di quelle che sono le attività che noi stiamo mettendo in piedi. Abbiamo costruito una zattera perché c'era un pezzo di fiume a valle della diga dove l'acqua non c'è più, e quindi abbiamo costruito una zattera, l'unico modo per poterlo attraversare era questo, e quindi diciamo che, chiudendo il discorso, che non è come ultimo, ma il primo argomento con cui vogliamo rappresentare questa struttura, è il fenomeno gasico più importante d'Europa che sta qui e gira intorno al fiume Bussento. Mi fermo qui perché sennò la cosa è troppo lunga e mosciante, poi dopo magari possiamo fare la visita nella camera immersiva e parliamo di quello, perché il fiume Bussento passava qui qualche milione di anni fa, passava proprio qui sotto questa struttura, e oltre a una corriente che sta qua fuori, insomma, c'è il vecchio letto del fiume Bussento. Va bene? Io ho finito, scusatemi se vi ho... Allora, uso anche perché siamo in diretta, così si sente meglio. Ringrazio Mariano, ovviamente dopo chi vuole può visitare la struttura, come diceva, e andiamo avanti. Nel pensare ad un rappresentante del territorio, ovviamente abbiamo invitato Maurizio Tancredi, agronomo, quindi persona indicatissima, ma ovviamente mi è subito balzato alla mente un altro nome che è molto noto a questa comunità, e ho chiesto a lui di introdurre i lavori. Gli do del tuo perché è una persona squisita e disponibile, oltre a rivestire un ruolo importante per il nostro territorio, poiché è vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, e proprio di recente, mi diceva poco fa, è responsabile di un tavolo di lavori che coordina tre parchi, un'iniziativa che non si era mai vista prima, un esempio di buona amministrazione. E quando penso a Moligerati è la stessa cosa, un po' come Caselle, no? Una comunità che è avanti nei concetti di ruralità, e la questione dell'albergo diffuso, diciamo, è un esempio su tutti. Quindi passo la parola a Conrad Elia, sindaco di Moligerati, per introdurre ufficialmente i lavori di questo convegno. Grazie Conrad. Grazie a te. Grazie per l'invito. Credo che come vicepresidente del parco oggi credo di avere questa grossa responsabilità di dare un senso a quello che è anche il tema di questo convegno. Io anzi colgo l'occasione per
Dario Andragioffi, con il quale mi lega un'amicizia di vecchia data, e anche, ecco, mi ha dato questa opportunità, e anche per quello che stai facendo, Andrea. Quindi io te l'ho detto prima in privato, ma insomma, anche pubblicamente credo che tu stia facendo delle buone cose. Oggi noi abbiamo queste grosse responsabilità. Questo è un territorio, Andrea, che ad oggi ha un'economia. Le aree interne sono soprattutto legate ad un'economia di Stato. C'è una piccola componente di economia di mercato. Poi c'è un altro Cilento, che in effetti è il Cilento del mare. È lì dove, quando c'è, molto spesso noi parliamo di dieta mediterranea, bene, noi, da quelle che sono poi chiaramente le valutazioni, anche gli studi, l'80% cioè di quello che noi proponiamo nelle varie strutture, cioè i nostri ospiti, vengono dalla grande distribuzione. Questo per farvi capire qual è l'idea del turismo e dell'economia anche legata ad un turismo che è soprattutto balneare. Da un po' di anni sono nate delle realtà che stanno cercando, in maniera anche estremamente difficile, perché per parlare di turismo rurale oggi in una comunità come la nostra, il Cilento, ma la regione Campania, beh, non è la stessa cosa che parlare di turismo rurale della Toscana, delle Marche, della Liguria, dell'Umbria, è completamente diverso, è tutto da costruire, è un percorso che noi dobbiamo cercare. Chiaramente il parco in questo è una grande responsabilità. La prima grande responsabilità del parco è quella di non intralciare e non creare altri problemi, perché purtroppo per il passato molto spesso abbiamo registrato questi problemi. Io ne parlo da amministratore. Noi abbiamo avuto un piano del parco che non sempre è riuscito chiaramente a raccogliere quelle che erano le istanze territoriali, ma spesso andavano un po' a confondere e anche a creare qualche problema. Bene, noi da un anno, per fortuna, il parco oggi è amministrato da amministratori. Poi si può dire tutto degli amministratori. Bene, io ho un'idea leggermente diversa. Io credo che oggi abbiamo qui una rappresentante, una giovane rappresentante di tante ottime amministrazioni del territorio che hanno oggi che si mettono in gioco e hanno accettato una sfida, quello di dare un futuro al territorio, perché il futuro, se c'è un futuro di questo territorio interno, ci sarà un futuro per tutti. Io appartengo ad una generazione che ha usato la cosiddetta ascensore sociale. Io sono tornato, mi sono laureato, negli 80 non ho avuto difficoltà a tornare a fare il medico in queste comunità. Non è la stessa cosa. Oggi purtroppo sono tanti i ragazzi giovani che si sono formati, tanti laureati, però alla fine qual è il risultato? Che hanno grosse difficoltà ad inserire in un contesto. Per cui oggi, se noi riusciamo a far crescere le aree interne, probabilmente e allora per tutti ci sarà una maggiore opportunità. Se no, io vi dico quelli che sono un po' i dati statistici: le aree interne sono destinate a scomparire, perché nel momento in cui non ci sarà quell'economia di Stato, cioè non ci saranno le comunità montane, non ci saranno le province, non ci sarà quella rete sociale che oggi è anche pensionistica e che oggi garantisce la sopravvivenza, avremo dei grossi problemi. Se noi non riusciamo in questa azione, che è un'azione affascinante, molto interessante, ma soprattutto dove ci vuole un impegno di tutti. Allora ci vogliono gli amministratori capaci, che hanno voglia e passione. Ci vuole una comunità che segua questi percorsi, se no non andiamo da nessuna parte. Ci vogliono giovani come voi, impegnati, non è importante dove andate, qual è la vostra collocazione ideologica, è l'ultimo dei problemi. Io ho iniziato con l'esperienza di amministratore da Forza Italia, per farvi capire, adesso oggi rappresento un altro partito, non c'è oggi una questione ideologica, oggi c'è una questione territoriale. Dobbiamo sentire un po' tutti la responsabilità di dare un futuro a questo territorio. E questo lo possiamo fare, perché ci sono tutte le condizioni. C'è oggi un'amministrazione del parco, dalla quale io faccio parte e sono felice di far parte. Abbiamo un presidente molto attivo, presente soprattutto sui problemi, e abbiamo iniziato da poco, da un anno, a cercare di capire quale può essere il futuro di questo territorio. Ebbene, vengo al tema
perché è importante questo discorso. Il tema è quello di dare un futuro soprattutto legato ai prodotti, perché oggi la differenza tra un turismo balneare e un turismo rurale, che poi dovrà rappresentare il cosiddetto valore aggiunto, lo possiamo fare solo ad una condizione, che andiamo a valorizzare quelli che sono i prodotti di eccellenza, i prodotti che sono chiaramente oggi, rappresentano però ad oggi un'esperienza troppo episodica, cioè quello che ha fatto Terra di Resilienza, quello che stanno facendo tanti altri giovani, perché io poi ho la fortuna, lungo questo percorso di un anno, ma già prima conoscevo molte di queste esperienze. Ebbene, ci sono. Oggi il compito del parco qual è? È quello di raccogliere, di aiutarli, di sostenerli e di fare in modo. Quindi io dico una cosa, prima di immaginare di fare altre cose, oggi abbiamo questa funzione, diamo una mano e stiamo vicini soprattutto alle aziende, alle idee, a quelle che sono le azioni, diciamo, di piccola imprenditoria. Stanno facendo, perché io poi dico sempre un'altra cosa importante. Oggi, se ci sarà questa crescita, questa deve essere una crescita diffusa. Cioè non potrà esserci un comune con delle funzioni diverse. Ci saranno dei borghi che avranno una funzione, ci saranno dei centri di servizi diversi, però noi oggi abbiamo la grande necessità di fare in modo che la crescita sia diffusa. Non ci può essere la crescita del singolo comune. Questo è l'unica, è una, perché arriva ad un certo punto e ti fermi. Io credo di far parte di un'amministrazione che ha fatto sicuramente delle buone esperienze, però arriva ad un certo punto e non vai oltre. Perché oggi, se vogliamo immaginare, allora c'è la necessità di avere un'idea territoriale. Quindi su questo chiaramente la condivisione delle esperienze è fondamentale. Da poco, da circa, lo dicevo prima, abbiamo costituito questo tavolo tecnico tra tre parchi che hanno in comune gli stessi problemi. Cioè, chiaro, lo spopolamento, perché io poi in tutta questa storia faccio anche parte di questa Carta Europea del Turismo Sostenibile. Da un anno il parco è entrato in l'ennesima riconoscimento, nella speranza che questo non sia l'ennesimo, ma che sia un elemento che possa poi servire. Bene, a questo punto noi siamo di fronte a questo tipo di opportunità. Come a questo punto cercare di trovare una soluzione? Beh, la soluzione, come dicevo prima, c'è. Da poco vi dico, ecco, la prima questione che è stata posta per quanto riguarda i prodotti, quindi la qualità e soprattutto c'è la questione dei cinghiali. Per fortuna abbiamo messo in campo in 6 mesi un'azione approvata dall'ISPRA, un piano di azione molto molto interessante, che, ecco, che forse probabilmente dimostrerà come da un'emergenza si può costruire un'opportunità. Cioè, che cosa succederà nell'anno prossimo? Ci saranno 250 telecontrollori, finalmente in questo elenco, in questi giorni è stato pubblicato. Ci saranno una manifestazione di interessi per quanto riguarda le aziende per i recinti di cattura, ma la cosa più interessante qual è? Che c'è un'azienda che alla fine prenderà queste carcasse e le trasformerà in un'opportunità. Noi avremo finalmente, allora, della carne di cinghiale certificata. Quindi chiaramente non è che noi dall'anno prossimo andremo a controllare, però sicuramente un'azione la faremo, certificata, e soprattutto avremo una carne una certificata, ma anche con il marchio del parco. Ecco, un'altra di queste azioni che il parco oggi si è impegnato a fare è il cosiddetto marchio del parco, dare la possibilità ai produttori, a chi oggi ha questo, di avere un marchio, di avere, ecco, qual è la, perché uno deve sentirsi anche affascinato dal partecipare ad essere del parco. Uno degli elementi sicuramente anche di marketing territoriale può essere questo, di avere un marchio. Ecco, queste sono delle azioni che oggi abbiamo pensato di condividere anche con gli altri due parchi, che, come dicevo prima, anche col quale condividiamo lo stesso. E vi dico, per chiudere, perché io penso che i 10 minuti credo che dobbiamo chiudere bene, tre cose noi dovremmo fare. Allora, la revisione del piano del parco, che è un problema che dovremmo affrontare con i comuni e con le aziende. Due cose fondamentali. Allora, la prima, allora, è questa in tempi rapidi, la mobilità sostenibile, cioè dare la possibilità. Noi abbiamo avuto l'esperienza quest'anno della Freccia Rossa, ha funzionato bene. Oggi a questo punto noi abbiamo questa necessità, però non basta. Questo lo possiamo ottenere in tempi brevi,
però un'altra sfida, che quella è epocale, la mobilità sostenibile. Cioè oggi tutti i comuni hanno delle bellissime esperienze, tutti i comuni hanno l'albergo diffuso, si può fare dappertutto, non è un'esperienza di Morigerati, no, può essere fatta dappertutto, c'è una rete, allora bisogna investire nei servizi. Michele, quello bisogna fare. Allora, su due cose. Noi abbiamo deciso, come tavolo dei tre parti, noi non chiederemo 100 cose. Cioè, noi tre presidenti delle tre regioni chiederemo due cose. In questa, allora, accessibilità e mobilità. Cioè, io voglio che nel mio comune il pensionato, perché anche il discorso di pensare sempre il turista, ma pensiamo anche a chi poi ha deciso di vivere l'esperienza di un borgo. Cioè, non necessariamente dobbiamo immaginare, allora pensiamo anche al turista, ma pensiamo al pensionato che decide di tornare. E allora, se oggi noi non riusciamo a garantire a loro quei servizi necessari, chiaramente a quel punto, se tu non offri il servizio, quello che può essere la qualità del prodotto, che ecco, quello poi diventerebbe un elemento che dà anche un motivo in più per continuare, per vivere un certo tipo di esperienza sensoriale, perché anche quello è importante, i sensi, la possibilità di poter, ecco, alimentarsi con dei prodotti che vengono prodotti nel singolo comune. Per quando io dicevo prima che deve essere diffusa, perché tutti i comuni devono partecipare anche a questa azione legata all'agricoltura, perché solo così noi sui grandi numeri noi non ci saremo mai. Noi non saremo mai competitivi sui grandi numeri, quindi noi dobbiamo cercare di fare la cosiddetta filiera corta. Cioè, la filiera corta significa che oggi ospitalità è avere la possibilità di poter, allora, la differenza tra il turismo balneare e il turismo rurale, sapete qual è? Che il turismo balneare ha i suoi tempi, quella del turismo rurale la possiamo dilatare, perché quella è fortemente legata al prodotto. E quindi nel momento in cui è legato al prodotto, noi abbiamo immaginato, tipo, ecco, per farvi capire, a parte queste due cose, un'altra cosa interessante, il terzo argomento di questo tavolo di concertazione è la condivisione di una serie di progetti legati a dei percorsi territoriali. Allora, questo è un altro degli elementi importanti, perché la Regione Campania noi non ci ascolta, lo dico con grande onestà, noi abbiamo anche tentato, per la verità, abbiamo tentato anche di farci ascoltare, noi abbiamo pensato di convocare, di dire scusate, vorremmo soltanto come parco proporre una serie di problemi. Ad oggi la nostra richiesta non è stata evasa, però io visto i tempi della regione, io spero che a presto qualcuno si muova, non a caso io dico, con gli altri due parchi, se forse ci mettiamo insieme, facciamo massa critica, forse il potere di contrattazione forse sarà più forte. Per questo io ho pensato a mettere insieme i tre parchi, e oggi loro hanno voluto i tre parchi, almeno per una parte saranno scomparse, soprattutto saranno scomparsi i giovani, quei giovani che oggi fino a mo' abbiamo formato e che adesso, dovendo chiaramente scegliere tra la sopravvivenza nei nostri territori, sceglieranno un altro opportunità, che li vedrà a Milano, li vedrà in Inghilterra, anche se lì credo che i posti cominciano ad andare a essere un po' all'impiedi, cioè anche lì le opportunità cominciano un po' a ridursi. Quindi, allora, per venire anche, ecco, un po' a questi due miei amici che col quale spesso, con Andrea per il passato, senza avere dei ruoli politici, però questi argomenti li trattavamo già all'epoca. Con Michele abbiamo avuto la possibilità anche di incontrarci lì al parco. Bene, assieme, poi le critiche sono benvenute. Anzi, io sono dell'idea che più critiche ci sono, però dobbiamo capire, devono essere critiche, perché oggi siamo tutti nella stessa barca. Cioè, nella barca non c'è solo il presidente del parco, il vicepresidente e gli amministratori, no, ci siamo tutti. Allora, questa o è una barca che arriva in un porto sicuro, o è un parco che affonda. Questa è la verità, io parlo delle aree interne, perché nella mia vita io cerco a distinguere. Poi ci saranno anche, continueranno a venire a vivere un'esperienza, non lo so, non è quella sensoriale, quella è legata ad altre situazioni. Ma ecco, quello che oggi noi abbiamo costruito, perché oggi esiste, quando dicevo prima le opportunità, ci sono dei giovani imprenditori, però c'è una rete di ospitalità, ci sono tante cose. Ad oggi noi la responsabilità,
non abbiamo troppo tempo. Noi avremo dai 3 ai 5 anni per mettere in campo delle azioni serie. Quindi io voglio sperare che, come vicepresidente del parco, nei prossimi anni di avervi sempre vicini, anche con i suggerimenti, con le critiche, tutto quello che serve. Però ad oggi, se noi non ci attiviamo tutti, credo che dovremmo poi registrare il fallimento, che non sarà solo il fallimento di uno dei lievi vicepresidenti del parco, di Tommaso Pellegrino, sarà il fallimento di un territorio, ma anche di tante generazioni coinvolte in questa esperienza. Grazie. Grazie Cono. Io faccio una proposta, visto che ne abbiamo parlato in altre occasioni, sempre dove tu eri relatore, e quando penso al parco e alle zone contigue del parco, penso alla concezione che abbiamo noi che viviamo nel parco, dell'ente come una sorta di ostacolo, no? Una delle proposte potrebbe essere quella di cui si è tanto parlato, cioè la fiscalità di vantaggio sia per le aree del parco che per le aree contigue, che potrebbe incentivare ovviamente quelli che sono gli imprenditori che vogliono lanciarsi in questi percorsi. Okay. E venendo di nuovo all'argomento di cui trattiamo, c'è sempre più consapevolezza da parte di noi consumatori, credo, nell'acquistare dei buoni prodotti, dei prodotti genuini. La cosiddetta filiera corta, come giustamente diceva Cono, qual è il problema? E su questo chiedo al consigliere regionale Michele Cammarano di soffermarsi, anche perché lui è in commissione agricoltura, conosce la materia molto bene. Il problema della filiera corta qual è? Sono i costi della filiera corta, che non sono competitivi con quelli su vasta scala. Inoltre, altro aspetto da considerare è il ruolo che in questa filiera ha il produttore iniziale, prima di arrivare il prodotto sui nostri tavoli. Inoltre Michele si è occupato anche della questione della cannabis, se non sbaglio, poco tempo fa, che è un altro esempio di coltivazione, diciamo, che potrebbe essere ripresa nel nostro territorio. Senza poi stare qui a ricordare come la nostra regione Campania, ci sono diversi prodotti di origine DOP, IGP, ne vantiamo tantissimi, ma come dobbiamo tutelarci noi consumatori? Prego, Michele. Abbiamo il comando qui da remoto, quindi... slide filiera agricola, e ne faccio male poi a seconda, insomma, dell'argomento. Allora, prima di farvi vedere le slide, perché Cono mi ha preso su un tema un po' sensibile, e voi sapete, sono cilentano, mi considero cilentano, e quando mi rendo conto di quello che succede al Cilento, piango perché è vero che c'è emorragia di ragazzi, c'è una comunità bellissima che ha grandissime potenzialità che spesso non riusciamo a esprimere. Io per anni mi sono occupato di IENIT, ho fatto le fiere turistiche in Europa, ho lavorato per AIEN, mi sono occupato di biologico, ho fatto una serie di esperienze che al contrario ti avviliscono ancora di più, perché poi vedi il contrasto tra magari quello che può fare, che ne so, l'Alsazia in Francia, che per molti versi è un po' simile a noi, e quello che noi riusciamo a fare qua. Questa cosa ti deprime. E, è vero che la regione non ascolta nemmeno me, perché non abbiamo una consapevolezza reale. Tu sei voluto, quando tu dici delle cose, la cosa mi rincuora, perché vedo nelle tue parole, sento una visione voluta di quello che dovrebbe essere il nostro futuro. Noi parliamo di futuro quando parliamo di giovani. E la regione non ha una visione, non ce l'ha, non ha un piano turistico regionale, per esempio. Stiamo aspettando da 2 anni che ce lo facciano, io insisto spesso, a volte pure diventare antipatico, perché poi noi siamo quelli che rompono, no? Però l'assessore dovrebbe farlo, lo dico pure in maniera gentile, gli ho anche detto, cioè, ti do io una mano se vuoi, cioè, ho amici, ho conoscenze, posso farli insieme. Te ricordo, buonasera, ciao. E
E sentire queste parole è rincoraggio, perché io quando mi fondavo tempo fa con Carmine Battivelli al Museo della Lira Mediterranea più, avevamo quell'idea di sviluppo e mi sentivo dire all'epoca che sviluppo era cemento, sviluppo era grossi alberghi, sviluppi erano grossi assi viari che si volevano fare. Noi avevamo un'idea totalmente differente e vedevo negli amministratori l'incapacità di capire queste cose semplici che noi all'epoca già studiavamo a scuola, voglio dire, non era una cosa, diciamo, dei segreti di cui nessuno poteva venire a conoscenza, era una verità illuminata che già si conosceva all'epoca. E quindi sapere già che oggi sono degli amministratori come loro che già hanno questa visione futura già è rincuorante. E per quanto riguarda le slide, cosa si può fare? Noi, se veramente tutto schermo, si sente così se parlo direttamente? Prendo il microfono, c'è il microfono, ok, perfetto. Tu no, è qua. Control L. Allora, le cose che in piccolo abbiamo provato a fare. Allora, a parte le varie interventi del Consiglio regionale, dove io cerco di spiegare alla Giunta e a De Luca che le aree interne sono il futuro della nostra Campania, a volte qualche collega di Napoli mi sfotte dicendo dove pensa al Barcinento, dove ci vent'anni, roba, e io gli dico: guardate che sto pensando al vostro futuro, cioè voi un giorno qui non ci potrete più vivere, l'unica via di fuga che avete sarà il Cilento, quindi se lo trovate in maniera, insomma, decente, con le strade che funzionano, un minimo di sicurezza sanitaria, con i servizi, scuole che non chiudono, ricordo quello che stava succedendo a Laurino qualche tempo fa, stavano chiudendo due scuole, una scuola che ha avuto 2 anni prima un finanziamento di 2,5 milioni di euro, avevano addirittura le stampanti 3D all'interno della scuola, portatili tecnologici, andava chiusa per la Regione Campania. Poi sono ricorso al TAR, sono riusciti, abbiamo fatto un po' di pressione anche nel Consiglio regionale, non l'hanno chiusa. Però il tema delle aree rurali interne è un tema serio da noi. Purtroppo, ed è così, si bada ai voti molto spesso, quindi è fatto bene a metterli insieme, perché parliamoci chiaro, noi tra Cilento e Vallo di Diano siamo quando un partito napoletano, quindi voi pensate a una torta con delle fette, quando bisogna destinare dei soldi è chiaro che politicamente loro decidono di destinarli a dove c'è molta gente. Cioè, una cosa è fare l'inaugurazione di una strada che serve 4.000 persone, una cosa è riparare una strada che serve 200, e quello è quello che noi dobbiamo riuscire a fare, essere uniti, come diceva Conas, a prescindere dai colori politici, di quello, ma essere uniti e compatti insieme nel richiedere quelli che sono i nostri diritti, anche per evitare che i giovani vadano via. È vero quello che dice anche Cono, del fatto che molte cooperative si stanno cominciando a organizzare, stanno cominciando a fare rete, e stanno tramite difficoltà, perché nessuno li aiuta, e anche quello è vero, a fare rete e a tenere vivo un po' il tessuto, diciamo, agricolo, economico, occidentale. Questo è qua, vediamo se funziona, iniziamo di... Sì. Allora, queste qua sono delle slide che io ve le faccio vedere perché un po' hanno a che fare con quello che era il tema della sicurezza alimentare, ma se le agganciano anche a quello che diceva Cono prima sul fatto degli aiuti alle nostre piccole aziende. Questa è fonte Coldiretti, che praticamente scoprì che il 70% della in Italia è straniera. Quindi questa è a Napoli una volta, poi disse: guarda, non ve le faccio vedere perché altrimenti smettete di mangiare pizza. Allora, il problema è la mozzarella, che viene in gran parte dall'estero, viene dalla Romania. Poi abbiamo il problema dell'olio, che ha avuto un'impennata ultimamente con oli esteri che arrivano, principalmente da Tunisia e Turchia, e poi abbiamo l'incremento pauroso del pomodoro, ovvero il concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina. Noi come siamo tutelati da questo punto di vista? Zero. La comunità europea non ci tutela. Vedete, questa qua è un'etichetta tipo dei nostri prodotti. La comunità europea tutela i salutisti, quindi ti mettono tutte le calorie, tutte le cose varie che, insomma, uno deve sapere per non ingrassare, i celiaci, giusto, mette senza glutine quando non c'è il glutine, deve tutelare addirittura alcune comunità, come quelle degli ebrei. Sono gli ebrei che hanno un marchietto che dice: questo lo puoi mangiare, non va contro la tua religione, tu
tutela i puristi, qui c'è un simboletto della comunità europea che praticamente sarebbe il bio, quelli che hanno a che fare con la dieta, gli ambientalisti, questo è il caso tipo senza olio di palma, i burocrati perché sono poi le certificazioni europee. Il diritto di origine voluto dalla persona da noi in Europa. Praticamente, ecco, non si vede bene, non pensavo di avere uno schermo così grande, tanta tecnologia. Sulle etichette c'è scritto, pensate, proveniente dall'agricoltura UE / non UE. Quindi praticamente tutto il mondo. Tutto il mondo. Allora, hanno fatto un'altra ricerca e 9 italiani su 10 vorrebbero conoscere l'origine dei prodotti che loro consumano. Giusto? Pensate un po' cosa fa la Svizzera. Questa è un'etichetta della stessa, diciamo, tipologia di prodotto, che era una specie di Nutella, quella che ho fatto vedere prima, una crema di nocciole. Questo è quello che fa la Svizzera. Loro specificano l'origine di ogni ingrediente, tipo lo zucchero di canna viene da Paraguay, che ne so, burro di cacao Repubblica Dominicana e così via. Loro in qualche modo ci dicono almeno l'origine. Questi qua sono gli amici del Made In, a favore siamo stati noi ovviamente, contro Germania, Gran Bretagna, Svezia, Olanda, Italia, hanno votato contro ad avere un'etichettatura di origine. Vedete, tutti questi prodotti qua dovrebbero essere Made In, questi sono prodotti che si pubblicizzano come Made In Italy, ma non sono Made In Italy. La 500 viene fatta in Romania. La Nutella non è più italiana, si può dire, cioè la proprietà è passata, le nocciole vengono dalla Turchia, non più da dove erano i pilotti, da Giffone. Allora, questo qua è quello che comporterebbe l'etichettatura, dice, vado veloce perché abbiamo tanti interventi. Allora, noi abbiamo fatto una proposta che si chiama legge sulla filiera più trasparente, che in questo momento è passata all'unanimità in Commissione Agricoltura, dove io sono segretario, ed è arrivata in Commissione Bilancio. Allora, per fare una leggina in Regione Campania ci vuole più o meno un mesetto. E un anno e mezzo che sia in Regione Campania, ferma al bilancio, perché la Giunta, pensate un po', abbia detto che è una buona legge. Marella Passari, che forse conoscete per le nostre zone, lei dirige la comparto agricoltura in Regione Campania, ha detto che è ottima, è una legge bellissima, però è ferma, perché a volte quando non sei, diciamo, del partito giusto, che se no si dice che magari è roba dei 5 Stelle. Allora, una cosa abbiamo visto, abbiamo fatto una specie di piccolo studio, perché abbiamo cercato di girare regolamenti europei, noi chiediamo trasparenza, come funziona? Se voi andate in un ristorante, il ristoratore deve specificare dove ha preso la materia prima degli ingredienti che usa, dove ho preso i fagioli per esempio, dove ho preso il pomodoro, dove ho preso la carne di maiale o viceversa, dove ho preso le zucchine. Questo è uno stratagemma, perché noi non possiamo imporre a loro di utilizzare i prodotti locali, però loro, sapendo che sul menù verrà scritto dove hanno preso i prodotti, sono incentivati a prendere i prodotti da aziende vicine, riconosciute magari o famosamente, diciamo, cristalline dal punto di vista della produzione, e verranno inseriti in un circuito di eccellenza sul sito della Regione Campania. Stiamo già contattando anche TripAdvisor, che voi sapete l'applicazione per il ristorante, roba varia, avranno un bollino d'oro, d'argento, di bronzo a seconda della percentuale di trasparenza che loro hanno, e si fanno anche i controlli sulle fatture di acquisto. Questo è un modo per incentivare i nostri ristoratori a utilizzare materie prime locali, che altrimenti spesso, lo sapete benissimo, ci troviamo in ristoranti che magari, là mi faccio nervoso un animale quando vedo olio pugliese, non perché l'olio pugliese sia cattivo, per carità, però voglio dire, un turista che arriva qua e vede, insomma, la bottiglia dell'olio pugliese, penserà, questi non sanno fare manco l'olio e hanno bisogno di comprarlo fuori, cosa che invece non esiste in altre regioni. In altre regioni sono così compatti sui loro prodotti e così regionalisti da quel punto di vista, che è qualcosa di pazzesco. Tutti i ristoranti che sono andato in Umbria o in Toscana mi specificavano l'azienda dove l'hanno presa,
mi magnificavano i sistemi di lavorazione, la serietà di questa azienda. Quindi un piatto, anche se lo pagavi 12 euro, dopo tutte quelle chiacchiere fatte al ristoratore, dicevi, ma cacchio, vale la pena, perché insomma sono prodotti di assolutamente prima qualità. E io con questo chiudo. Ho anche delle slide sul, penso parlerai del glifosato, del CETA magari, così va benissimo. Allora io chiudo questa cosa qua, e per quanto riguarda la regione Campania, noi continueremo a batterci per i piccoli comuni, perché secondo me è l'unico scelta che abbiamo, perché altri non ce ne sono. Stiamo organizzando anche dei corsi da far fare ai giovani ragazzi per poterli avviare all'agricoltura. Stiamo cercando di capire anche con il PSR come invogliarli su colture, diciamo, anche legate al territorio, tipo i nostri grani antichi o il melograno, colture che magari sono legate al nostro territorio e che possono in qualche modo dargli reddito, perché ogni volta che insomma facciamo un convegno dico sempre ai ragazzi: non vedete le terre, non abbandonatele, perché con l'agricoltura si può guadagnare, se sapete farlo in maniera intelligente. Con l'agricoltura si guadagna, meglio che andare a fare il cameriere in un ristorante a Milano per 800 euro al mese, perché sicuramente con 2 ettari di terra potete farci tanto qua da noi. L'importante è che le istituzioni vi aiutino, e anche una rete insomma che stiamo creando può darvi una mano a vendere meglio i vostri prodotti. Grazie. Rispetto dei tempi sbalorditivo, se no hai voglia di parlare. Allora, io sono molto fiscale sui tempi, perché quando facciamo i convegni ci sono tante persone, visto che non è il primo che organizziamo, diciamo, poi diventa difficile stare nell'ora e mezza. E quindi andiamo avanti e vi presento il prossimo relatore, che è Andrea Cioffi. Vi racconto il separietto, perché Andrea, diciamo, inizialmente non è che non lo volevo invitare, non lo volevamo disturbare anche in tematiche alimentari, visto che lui si occupa molto di trasporto e energia, diciamo, sono tematiche queste che, diciamo, forse più distanti da lui. Saputo di questa cosa, ci ha chiamato, voglio essere anche io a casa dell'Inviter, noi siamo contenti per questo, anche perché così ti ho fatto ritrovare un amico che Andrea Cono. E ti chiedo uno spunto su quello che oggi può rappresentare l'agricoltura intorno al concetto di sostenibilità. Si parla anche di agricoltura di precisione, perché oltre, diciamo, alla qualità del cibo, la filiera corta ovviamente è meno impattante a livello ambientale, oltre ovviamente che tutela maggiormente quella che è la salute dell'uomo. Prego Andrea. Grazie. Allora, gli spunti sono come al solito sempre tanti, ci sarebbero tante cose da dire su tantissime tematiche, però insomma vorrei partire da qualche sollecitazione che ci ha dato Cono. Si parlava di turismo balneare e grande distribuzione, diciamo, la piccola distribuzione più al servizio del turismo rurale. Questo è un problema, diciamo, antico. Io sono stato a una riunione di Federdistribuzione, quindi grandi distributori, proprio qualche giorno fa, e si parlava dei loro problemi. Quello che colpiva ogni tanto è sentire continuamente dire la parola consumatore, cioè come se l'uomo fosse una cosa astratta dal concetto di consumatore. Per carità, per la grande distribuzione ovviamente ci sono tantissime cose, anche la grande distribuzione adesso ha capito l'importanza di che cos'è il marchio. Vedete, ogni tanto quando andate nel supermercato c'è scritto olive della nonna, come se il fatto che sia scritto della nonna ci incentivi a comprarle, ma sono dei giochi. Quello che invece può essere utile è cercare di ritornare a un approccio diverso. Quando si parla di zone rurali, forse per come la vedo io una delle cose più importanti è offrirgli l'infrastruttura di collegamento. Per come la vedo io, l'infrastruttura di collegamento primaria oggi per far sì che le persone tornino a vivere nei luoghi rurali è quello di portargli la fibra ottica a casa, che non significa avere la connessione normale, significa poter lavorare in maniera iperveloce sulla rete. Perché questo fa saltare tutta una serie di passaggi, e a questa grande capacità quindi di poter essere impresa
in maniera diretta anche dalla rete, prima di tutto eliminiamo tutti le aree PIP nei comuni che non hanno più senso di esistere, sono una cosa diciamo antistorica, ma forse questa possibilità di interagire in maniera diretta ci può far superare il nostro provincialismo, il nostro essere sempre l'uno contro l'altro, il non capire che cos'è il sistema cooperativo, non il sistema cooperativo come è diventato oggi, perché oggi le cooperative non fanno più azione, fanno finanza, e questo è un problema enorme. L'idea del cooperativismo è stata diciamo distrutta dalla finanziarizzazione del sistema cooperativo. Quando invece noi pensiamo che possiamo utilmente metterci insieme e io produco una particolarità agricola, io faccio l'artigiano e produco un'altra cosa, ma tutti quanti insieme capiamo che possiamo essere più di un supermercato, allora forse superiamo noi stessi e diventiamo un'azione produttiva importante. Forse l'unica soluzione che noi abbiamo è provare un'altra volta a capire che essere separati è contro i nostri interessi. Forse dobbiamo provare a fare questa cosa qua, è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme e le istituzioni devono dare la possibilità di fare questo. Come Marco, forse voi potete stimolare questi processi di aggregazione, potete creare una piattaforma dove tutti quanti interagiscono uno con l'altro e quindi l'azione diventa di sistema. Forse questo lo possiamo provare a fare per fare in modo che tutte le persone si sentano parte di una rete, però dobbiamo cambiare la mentalità, dobbiamo cambiare l'approccio. Dobbiamo imparare a essere diversi. Non è che siccome siamo qua è più bello andare a Londra, magari andare a Londra è una schifezza. Io sento ogni tanto dire che noi dobbiamo a livello nazionale ridurre sempre di più la tassazione sulle imprese, perché la tassazione sulle imprese strangola le imprese. Però se noi facciamo questo, ammesso il concesso che si debba fare, perché il livello di tassazione in Italia è francamente insostenibile, noi non possiamo pensare di competere con i cinesi di cui parlava prima Michele sulla tassazione. Quando vediamo, e faccio un esempio, quando vediamo le più grandi società per capitalizzazione al mondo, sono le prime cinque, sono tutte statunitensi, che sono Apple, sono Google, sono Microsoft, sono Facebook e Amazon. E Amazon, ecco, mi ero dimenticato Amazon, la sesta è Alibaba, che è cinese. Di queste sei, una sola ha la sede fiscale in California, che è Microsoft. Le altre quattro statunitensi sono nel Delaware, che è un paradiso fiscale, e Alibaba è alle isole Cayman. E noi vogliamo competere con il livello di tassazione di una potenza di fuoco di questo tipo riducendo la tassazione. È un'assurdità, è stupido. Quindi noi dobbiamo offrire quella qualità di cui si parlava. È l'unica possibilità e dobbiamo metterla in rete. Quando si parlava della filiera di origine mi sembra una cosa sacrosanta, per stimolare questa cosa, per far sì che noi ci rimettiamo al centro, forse dobbiamo provare anche a fare in modo che le aree pubbliche siano date, quella è una proposta che ho messo nel programma nazionale, le aree pubbliche siano date diciamo a coloro che hanno voglia di ritornare a investire in agricoltura, magari dandogli la possibilità di avere totali sgravi per un numero di tempo sufficiente. Dobbiamo levare l'IMU sui terreni agricoli non solo per chi è coltivatore diretto a titolo principale, ma anche per chi è affittuario. Il tempo necessario che serve a farlo partire per 5 anni, sono alcune delle proposte che abbiamo messo nel piano. Dobbiamo capire che a me mi viene in mente, quando parlando di agricoltura, San Nicola Varco, no? Tutti ci ricordiamo la storia di San Nicola Varco, che era un lager dove ci stanno tutti quegli immigrati messi in quella situazione drammatica. Però anche lì noi dobbiamo fare in modo che tutto non sia una competizione al ribasso, perché siamo perdenti, perché sennò arriverà sempre il pomodoro dalla Cina, arriveranno, noi dalla Cina importiamo i chiusini di chiesa. Che valore aggiunto ha un chiusino di chiesa? Zero. Ma li importiamo dalla Cina, costa meno importarlo dalla Cina che produrlo. Con tutto il problema di produrre acciaio e chiesa, questo è tutto un altro discorso. Però noi dobbiamo provare a fare quel salto sulla qualità e dobbiamo provarla a imporre. Quando poi adesso ce ne parla per Nicola, ma quando ci fu tutta la storia del TTIP, ci portano i polli americani
al cloro, ricordo bene, venivo al cloro e altre schifezze. Io quando sono stato in Afghanistan, concludo, già ti vedo lì, quando sono stato in Afghanistan, io sono andato nel 2003 in Afghanistan per emergency, andai a fare il volontario per 4 mesi. Mi ricordo che ci mangiavamo dei polli, che erano polli prodotti nel mercato statunitense per il mercato russo e che ci riciclavano a noi in Afghanistan, noi ci mangiavamo quella roba, per carità, fortunatamente 4 mesi è poi smesso, però, cioè per dire, in quel sistema lì è un sistema malato e noi non possiamo combattere solo, veramente solo se ci coalizziamo tra di noi e poi dobbiamo fare in modo che quelle cose che diciamo abbiano tutto il senso della, diciamo, delle energie rinnovabili, tutta quella grande materia sulla quale possiamo lavorare, possiamo iniziare veramente a fare la produzione diffusa di energia. Tu prima parlavi del fatto che insomma è stato interrotto il bus centro perché è stata fatta una centrale elettrica, cosa buona dal punto di vista della produzione idroelettrica, però a scapito magari di alcune cose, però il concetto è possiamo rimettere al centro quelle cose lì, il parco può continuare a incentivare tutte queste cose, il microeolico, il microelettrico, tutte queste cose fanno parte di un'azione diciamo coordinata che serve a far sì che la gente si sente non diciamo sola. Io ribadisco molto il concetto della solitudine, perché per me è l'unico modo che noi riusciamo a mettere in campo per salvare questo paese se ci segniamo un'altra volta collettività. Dobbiamo combattere proprio l'ideologia che ci hanno inculcato negli ultimi 30 anni, quando c'era la Milano da bere, per chi se la ricorda, perché sono passati oramai tanti anni dalla Milano da bere, quando Berlusconi ci ha drogato con Drevin, non c'è bisogno, vi dico con cosa ci ha drogato, questo vale per i maschietti principalmente, però insomma quella mentalità, quell'approccio di farti sentire strumento, pezzo, isolato, competitivo, dove la competizione è tra esseri umani, noi dobbiamo cambiare quelle cose lì. Secondo me l'unica speranza è ripartire proprio dalle aree interne, perché nelle aree interne ci sta ancora quella potenzialità, però dobbiamo imparare tutti quanti a provare a farlo insieme, se no non ce la faremo mai, se no arriveranno i cinesi di turno o arriveranno i rumeni o arriveranno i grandi camion. Sapete che fanno con i trasporti, i grandi trasporti? I camionisti, voi sapete, no, che c'è tutta una polemica sui grandi trasporti che vengono dall'estero, che sono albanesi, cose di questo tipo. Sono alcune società italiane che prendono i camionisti, si fanno una sede in Albania e fanno concorrenza agli italiani e agli italiani sulle lunghe percorrenze. E poi chi viene strangolato? Perché alla fine la diminuzione del ricavo economico nei trasporti, e quindi parliamo di tutto ciò che c'è stato tra il produttore e il distributore, e chi produce viene strangolato dal fatto che la grande distribuzione deve tenere i prezzi bassi, perché sennò facciamo la commissione sul numero. Quello è perdente. Noi ci possiamo salvare solo con cooperativismo e qualità, che significa non tenere alti prezzi, significa tenere giusto. Sei forte, e questo noi lo sappiamo benissimo. Oltre che Andrea è una persona con la quale andare a bere una birra, e tra poco la beviamo la birra, perché dobbiamo fare. Parliamo di prodotti, dobbiamo anche assaggiarli questi prodotti, quindi tra poco ci sarà una piccola diciamo pausa e assaggeremo dei prodotti locali. Esattamente c'è una pizzeria Pietrazzurra che ci ha offerto delle cose da assaggiare e anche qualche altra cosa, poi dopo vi dirò. E nel frattempo andiamo avanti e passiamo da un po' da quella che è la teoria alla pratica, perché come dicevo all'inizio, una delle prime persone a cui ho pensato quando abbiamo ideato questo convegno con i componenti del gruppo del Meetup è Antonio Pellegrino, che è di Caselle in Pittari. Chi è di Caselle lo conosce, perché visto che c'è qualcuno che viene da fuori mi sembra giusto presentarlo a dovere. Antonio fa parte della cooperativa Terra di Resilienza, è uno dei tanti giovani che uno dei pochi giovani che dopo aver studiato è ritornato qui e si è messo a fare un po' l'agricoltore, se non sbaglio, cioè, il termine è corretto. E la cooperativa Terra di Resilienza si occupa di agricoltura sociale e di ecoturismo. Per lui uno spunto di riflessione è questo, quando pensavo a come introdurti e mi sono fatto un appunto. Uno dei fattori determinanti che contraddistinguono e differenziano i prodotti tipici è rappresentato quindi dal legame
che ha con il territorio d'origine, ed in questo caselle, diciamo, è imbattibile. Ma a questo punto si punta, scusa il gioco di parole, solo sui prodotti, o il territorio che diventa contorno, o si punta sul territorio che fa garante dei prodotti? Un po' una domanda marzulliana, però credo che l'avete colto. Buonasera, scusatemi se mi presento così con la giubbino e con la sciarpa, ma sono un po' raffreddato. La risposta è la verità. Dice, che è la verità? Sul cibo non c'è altra parola che la verità. Viviamo un'era di marketing spinto oltre ogni misura, la parola è diventata bugia. Oggi io, nonostante produco grano antico, abbiamo un mulino, moliamo grani antichi, lavoro in un ristorante, mangio grano antico, ma è venuto l'influenza. Cioè, se non mangi grani antichi sono sfigato, però è che la prima bugia sta in questo, nel senso che, proprio per entrare nel tema di questa verità, quello che succede sul grano è forse una delle cose più eclatanti di questa modernità granitica, di questa modernità che forse non piace più a nessuno, questa modernità in cui in tanti hanno creduto, ci abbiamo creduto pure noi, un po' più giovani. E l'altra bugia è in questo: io non sono giovane, ho 40 anni, l'Istat mette giovane fino a 39 anni, ma per una questione legata ad altro, uno a 40 anni non può esserci giovane, si è giovane nello spirito ma non nella condizione anagrafica, e questa è un'altra verità. Ma restando sul tema del grano, che è successo? È successo questo, che questa modalità ci ha spaventato un po' tutti, no? E grazie all'azione fatta in campo internazionale da un'azienda che si chiama la Gamut Ltd, che a partire dagli anni 70, inizi anni 80, ha iniziato a immettere sul mercato un grano che è famoso col nome Gamut. Con la storiella che questo chicco fosse stato trovato nella tomba dei faraoni, fosse stato recuperato inizialmente negli anni 90-2000 con internet, è passata questa falsa voce che fosse senza glutine. In realtà è nata questa metastoria, questo racconto del grano antico. Quello che viene chiamato Gamut è una linea genetica della nostra antica Saragolla. Qua ci prendevano in giro, ci chiamavano mangiatori di Saragolla, noi dall'Appennino, dall'Abruzzo fino a tutta la Calabria. Quello del professore Fusco, che è uno storico, io sui suoi libri ho letto dell'inchiesta Iacini e del censimento fatto nel 1877 nel nostro distretto, che era quello del Vallo di Diano, si coltivava carosella, saracola, risciola e mischio, questo miscuglio. Però che dire, quindi nasce questo grande racconto dei grani antichi, ma una parte delle varietà che oggi vengono considerate grani antichi sono selezioni e incroci, operazioni quindi di breeding degli anni 50, degli anni 60. L'Abbondanza è un grano del 1950, prodotto da un genetista toscano di nome Michaelas. Il Verna, il Siede sono grani del 60. E così ci troviamo che oggi in questo mercato, in questo marasma, come solito la grande industria, la grande distribuzione va a costruire questo racconto pubblicitario che è di due tipi. Il primo, che fa opportunità di questa confusione sui grani antichi, la Calpusera di recente ha fatto una pubblicità in televisione, grani antichi, effettivamente fa questi biscotti con il Verna, il Siede, però non sono grani antichi. Come facciamo a dire un grano antico che è un grano selezionato nel 1960? E poi questa idea che i grani siano delle mummie ferme, immobili, no, mangiare questa antichità per allontanarsi da questa modernità è un'idea sballata, il motivo per il quale noi ci ha indotto a pensare in un'ottica un po' diversa, cioè avere una valutazione oggettiva, reale del patrimonio genetico di queste varietà, poi iniziare a chiamare grani del futuro. Perché grani del futuro? Perché evidentemente c'è un percorso di verità in questo. Noi oggi con la nostra cooperativa lavoriamo, diciamo, in un percorso che è il percorso dell'azione, il percorso del Faber unito al Sapiens, cioè una generazione che ha avuto la fortuna di alfabetizzarsi a livello universitario, però ha capito che il Faber ha a che fare con un apprendimento, quindi con una capacità di elaborazione cognitiva che abbiamo perso. Guardate che un programmatore informatico forse è più produttivo nella terra, ma non per essere nostalgico, proprio per dare un valore oggettivo a quello che dico, invece nello schiavismo postmoderno del solo tastiera e computer, perché quelli sono i nuovi schiavi postmoderni, i programmatori fanno una vitaccia.
povera gente, con l'idea di una start-up, di un'impresa che non deve produrre niente. E quindi questa è un'assurdità. Il lavoro che noi facciamo quindi è un lavoro fatto di azione, è un lavoro che a Casella abbiamo avuto la fortuna, che è nato un po' di tempo fa, è nato nel 2005, è nato con il Palio del Grano. Qua vedo protagonisti del Palio, c'è Carlo, c'è Antonio, c'è Rossella, c'è Mariano che era presidente, quando, presidente della Prologo, quando si è istituito il Palio. Abbiamo avuto questa fortuna, questo ha creato una caratterizzazione, come dire, c'è stato un investimento, poi forse in prima persona, facendo pure un percorso strano, che credetemi, nei campanilismi di paese e nelle guerre fratricide dei paesi è una cosa assurda portare avanti dei percorsi. Però questa azione oggi ci vede protagonisti con un campo sperimentale di 80 varietà, noi le chiamiamo pre-industriali, cioè seminiamo 80 varietà a piccole parcelle, le studiamo, le mischiamo, le caratterizziamo, proviamo a fare incroci. E poi abbiamo fatto una cosa, come abbiamo capito che il problema era un problema di natura antropologica, questa modernità secondo noi ci ha rimbambito a tutti, ci sono tantissime cose buone, vi dicevo, non è che viviamo nell'idea che il nostalgico, il folclorico siano la dimensione aulica per la quale vale la pena inseguire quel mondo del passato, no, assolutamente no, però quello ci serve come radice, cioè per allargare la chioma, ci serve quindi come percorso del futuro. E quindi convinti che ci sia in atto un bisogno, quindi una mutazione antropologica, noi siamo andati nel passato, sì, però a capire quello che c'era di vero e di buono nel passato. E così abbiamo creato una rete che si chiama Comparete, che è la rete dei compari, e che cos'è? Dobbiamo fare impresa, dobbiamo fare con la pratica, dobbiamo fare in modo nuovo. Questa impresa, quali sono i suoi valori? Ci dobbiamo confrontare come partita IVA in questo Cilento tanto amato e tanto dannato, che in tanti percepiscono come prigioni, come prigione, in tanti invece percepiscono come un trampolino, come una rampa di lancio. Che dobbiamo fare? E quindi queste relazioni interpersonali, la necessità di strutturare rapporti interpersonali tra le persone dai diversi paesi è un primo momento per il superamento di quel campanilismo indigeno che viviamo nei quasi 200 paesi del parco, che fanno di questo parco, sì, un patrimonio UNESCO, come patrimonio di biodiversità anche culturale, che siamo patrimoni anche per questo, perché non c'è una città, però ci isolano e ci chiudono. Già l'abbiamo fatto nel nostro modo di concepire l'architettura negli ultimi 50 anni, dai centri storici una sopra l'altro, comunità, alle case isolate, recintate da cancelli, senza urbanizzazione, siamo andati nella direzione dell'isolamento. Quindi questa storia della comparete a noi ci è servita per strutturare dei rapporti di fiducia, dei rapporti leali. E così abbiamo fatto rinascere un mondo frumentario, ce n'erano, e questo grazie sempre al professor Fusco, che ho avuto la fortuna di leggere sui suoi libri La nostra storia patria, c'è anche Rocco dell'associazione Valenziano Caselle che l'ha pubblicato, e questi mondi frumentari ce n'erano 1200 prima dell'Unità d'Italia, ma poi fa un discorso neoborbonico, non sono nostalgico del risorgimento, però insomma pure là tante bugie ce l'hanno dette, ma prestavano il seme ai contadini che non riuscivano a conservarsi nemmeno la semente. Ce n'erano 1200, ce n'era uno pure a Caselle, si chiama San Giovanni Battista. Prestavano chiedendo un interesse, ti do un quintale di grano, quando raccogli me ne restituisci un quintale e 20. Quei 20 kg andavano a costituire un surplus, con quel surplus si tenevano in piedi i monti di pietà con i quali si facevano opere caritatevoli. Quindi si garantivano le semi ai contadini e si creava un valore capitale con il quale si faceva un bene. E noi l'abbiamo ripensato allo stesso modo, quindi è nata la comparete, è nata questa rete di compari, quest'anno ci sono 14 compari che hanno seminato. E la cosa interessante per noi casellesi può essere un orgoglio, perché abbiamo seminato dal Molise fino alla Calabria quasi 50 ettari, non sono niente 50 ettari, ma sono la più grande, la più importante produzione cilentana, basta dire questo. Che poi quando parliamo della dieta mediterranea, la triade mediterranea, al vertice c'è Demetra, c'è il grano, poi c'è Bacco, Dioniso, il vino, e poi c'è Atena, l'ulivo, ma sta dieta mediterranea senza grano, noi non la fa. Se ci guardiamo in giro in questo Cilento grano, non ne vediamo, vediamo il falso, quindi non ne possiamo parlare perché è falso, senza parlare di grani antichi, parliamo solo di grani, è falso nella sostanza, non è vero. E allora così questi 50 ettari hanno azioni anche simboliche forti, perché martedì scorso
l'abbiamo seminato 2,5 ore, pensate un po', a Caivano, in una periferia a Caivano, sì, fare quello che seminati a mano, a sbaglio, 2,5 ore, abbiamo seminato in 2 persone. Però dentro ci sono anche imprese, cioè è l'idea che noi abbiamo un mulino in cooperativa, siamo usciti a realizzare questo mulino con un fondo della Chiesa Valdese, ci ha dato 40.000 euro, gli altri 40.000 da buoni sognatori, ci siamo fatto un mutuo in banca, abbiamo trovato la BGC di Sanza che ci ha aiutato. Come dire, è un percorso che va in questa direzione, un percorso della verità. Abbiamo 50 ettari di grano seminato, abbiamo un mulino per lavorarlo, abbiamo tanti ristoratori che hanno capito che devono fare questo percorso. Di recente un ristoratore della zona, Zio Filomena, che sarà qua, ha avuto una menzione dalla guida Michelin. Mario viene da una storia di 100 anni, forse l'invenzione della gastronomia casellese, è una grande istituzione di Caselle, il ristorante Zio Filomena. Però Mario adesso trova l'interlocutore con il quale facciamo il pane con questo, facciamo la pasta col cappello, cioè questa cosa qua è determinante. Non vi nascondo che è complesso il meccanismo di lavorazione di queste farine, perché 60 anni che non lo usiamo, il meccanismo di comprensione del costo, perché parliamo di varietà che producono 15-20 quintali per ettaro e la farina arriva a 3 euro al chilo. Però pure qua c'è una grande verità, perché una panella di 2 kg, una famiglia di 2 persone, la tiene 10 giorni e se spende 6 euro per un chilo di pane, non butta un grammo di pane, non ha picchi glicemici. Lei è la nutrizionista? La vedevo che annoiva. C'è uno studio importante del professor Benedettelli dell'Università di Firenze, poi magari glielo passo, fatto su che è da poco che riescono a pubblicare qualcosa in termini di verità, no? Il CETA ha detto qualcosa, perché tra sul grano canadese, il granaio del mondo, il più grande produttore di grano al mondo, hanno autorizzato il glifosato, quindi ci sono azioni e interessi immani, immense. Cioè, pensate che in Canada è capitato, non raramente, che trebbiano sotto la neve, cioè trebbiano il grano sotto la neve. Queste molecole ce le troviamo in corpo, sei tu il medico, tu lo sai meglio, ne parliamo spesso, ce le troviamo in corpo, ci restano dentro. Il professor Benedettelli ha fatto una serie di studi pubblicati, per fortuna, lui va in giro spesso, ne va a parlare, su 20 persone a Campione, facendo dei tempi controlli, uno studio scientifico serio, insomma il risultato è che c'è una riduzione del 25% del colesterolo cattivo, di un 30% in meno di marker infiammatori, che sono quelli legati alle catene del glutine. Cioè dentro ci sono delle verità. Poi vedo pure qualcuno che viene al mulino a prendere le farine. Dentro, oltre a queste verità qua, c'è una possibilità che o si chiama filiera corta, o si chiama cibo verità, o si chiama cibo di prossimità, insomma, come la mettiamo, alla fine è la scoperta dell'acqua calda, nel senso che il cibo deve essere necessariamente vicino. La gastronomia nasce dall'incontro tra la materia prima e una tecnica di utilizzo culturale. Se noi abbiamo delle tecniche di utilizzo culturale per fare un determinato prodotto, ci serve una determinata materia prima. E quella sarebbe una verità. Non è una verità la sola trasformazione. Cioè il 70% del tenero in Italia è importato, Canada e Ucraina. 7 panelle su 10 che mangiamo a qualsiasi panificio sono importate. Cioè queste sono verità che dobbiamo dirci, e ce la dobbiamo dire non in funzione chissà quale discorso di natura salutistica e via discorrendo. Io volevo dire tante cose, ma insomma il discorso l'ho diventato in questo senso, e voglio dare un'aspettativa. L'aspettativa è fatta di fatica, che non è un'idealizzazione della fatica in quanto sudore, la stanchezza, la pesantezza, come fanno certe categorie finte e false di persone che ci troviamo sui nostri territori allattate da una cattiva gestione amministrativa. Sto parlando di quelli che passano sotto il nome di vaccari, ma che sono allevatori. Ma è possibile mai che uno con 150 vacche ad accresci i figli con latte polenghi? Non mangia una vacca. Nelle nostre macellerie non c'è un vitello. Parco nazionale, ma non come istituzione, come testa di cosa? Parco nazionale di che? E questa è l'acqua calda. Ritrovare queste verità, farle attraverso un percorso di mutazione antropologica, e sperare che la terra continui a darci frutti. Grazie. Grazie Antonio.
qualche anno fa ci ritrovammo insieme al primo maggio San Giovannese e si parlava di resistenza sui territori. Il titolo era "Noi resistiamo qui". Lui è un fulgido esempio di chi resiste su questo territorio, spendendosi per questo territorio. E facciamo una cosa e vi chiedo la vostra collaborazione. Una pausa che vi ho detto prima, vi invito a scendere al piano di sotto, dove potrete vedere anche un fenomeno carsico che è all'interno del museo, quello illustrato da Mariano, e dopo ritornate sopra. Sotto potete degustare la pizza che ci ha offerto, fatta con farina di qualità ovviamente, il ristorante La Pietra Azzurra. E non andate via, ritornate qui, abbiamo altri due interventi e abbiamo concluso e concluderemo ovviamente degustando. Grazie. Thank you.
Posso salutare i bambini? Ciao. Ma non è per colpa sua. Ma non è proprio lui, non è adatto. No, ma non è proprio lui. Si è imparato una volta, cioè uno che perde sempre. La luce, non è stata una donazione. Era la famiglia Cresta, pensa che ho detto il 12 perché era quello poi fare la visita delle orchidee, ma si è verificato il 12 maggio il Massimo Cresta, ma non l'ho fatto, non mi ricordavo proprio, è successo proprio questo. Grazie, vado al suo. Vai. L'azienda ne fa richiesta e noi abbiamo mandato alla Cerretta di realizzare la gestione centrale. E quindi sono loro che però alla fine inizialmente li andiamo la regione, promettono a tutti, ma poi la gestione guardate che la mia sensazione è che la soldi non ci sono, abbiamo problemi enormi, c'è da 5 anni scomparsi, che serve, distribuiscono, ma io immagino che sono i problemi, no, io tengo un problema, io tengo 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, ma il decreto senza decreto e chi è che li sta seguendo? L'unico problema è che stanno pure al tribunale ma vado al poi hanno vinto al tribunale poi con i giorni Grazie.
pomeriggio come fanno a chiudere le piazze? All'interno disse Giovanni. Questa è la vita, per la casa non capire, diciamo,
adeguato. Vabbè, dobbiamo troppo concentrati perché abbiamo tutto di voi che era stato già e c'era il tanto allora io vi invito a riprendere posto. Allora, io vorrei riprendere proprio dal... Sindaco, non andare via. Allora, mi sembra... Sì, allora, nel frattempo che gli altri risalgono, stiamo terminando le ultime tinte, mi sembrava giusto, ovviamente... invitarti a dire due parole, ti do del tu perché sei una persona ovviamente squisita e sempre disponibile, e, sindaco di Casellin Pitteri, nonché agronomo, quindi oltre ad un saluto istituzionale alla platea, uno spunto sull'argomento che stiamo trattando. Grazie, io voglio innanzitutto chiedere scusa perché purtroppo per questioni familiari non sono riuscito ad essere presente quando avete cominciato questo bel incontro, insomma, su questi temi così importanti. Per quanto riguarda il tema, sicuramente una delle cose che ne stavamo discutendo adesso con il vicepresidente del parco, il dottor Delia, che insomma, con cui stiamo ragionando da tanto tempo per cercare in qualche modo di caratterizzare le nostre particolarità, e tra queste particolarità sicuramente quella dei semi antichi, chiamiamoli così, e di tutto ciò che può ruotare intorno a questi concetti è fondamentale. Tra l'altro noi qui a Casella stiamo sperimentando una cosa molto interessante, no? Che secondo me va tenuta sotto osservazione perché potrebbe essere un modello replicabile facilmente anche in altri territori, che è quello della presenza di un settore enogastronomico che sta sempre più legando la propria offerta alle produzioni del territorio, quindi non solo alla stagionalità, ma anche ai prodotti della terra, perché in questo modo abbiamo tutti un po' compreso che all'interno del piatto, come sentivo dire prima, non si mette soltanto l'alimento, ma si mette anche la cultura, si mette anche la caratteristica di quel territorio, perché appunto l'alimentazione, il modo di alimentarsi rappresenta senz'altro una delle forme più intime, diciamo così, di interazione con la realtà nella quale, con la realtà nella quale viviamo. È anche vero che la modernità, ecco, prima sentivo parlare di modernità, ci sta portando verso un modello diverso, che è quello di consumare pasti possibilmente già masticati sostanzialmente, per cui noi dobbiamo soltanto deglutire, ma tra un po' magari ci aiuteranno a fare anche questo, e quindi questa è una, diciamo, è quello che sta succedendo a livello globale, perché appunto si sta sempre più standardizzando. D'altronde non è un caso, penso che ne avete già parlato, che le più grosse multinazionali che producono agrofarmaci sono poi, guarda caso, anche grosse produttrici di semi e di tutta una serie di altre. Io diciamo sono un sostenitore della necessità di mantenere agganciato al territorio ciò che possiamo produrre. Questo non vuol dire, giustamente lo diceva pure Antonio prima, immaginare i semi come un qualche cosa di mummificato, no? Perché i nostri agricoltori, i nostri contadini, i nostri antenati soprattutto, facevano attività di selezione, perché alla fine, quando andavano a raccogliere il grano per esempio, cercavano di mettere da parte i semi di quelle piante che avevano dato la migliore performance. Questo lo facevano per i semi del grano, lo facevano per i semi del pomodoro, lo facevano per tutto, perché
ovviamente l'obiettivo di chi produce, di chi deve coltivare la terra, è di cercare di produrre sempre di più, ovviamente. Quindi questa selezione però era una selezione molto mirata a quel tipo di territorio, a quel tipo di ambiente. Oggi i semi che noi utilizziamo nella maggior parte dei casi sono semi che sono stati selezionati sulla base di parametri diversi e che spesso sfuggono alle dinamiche del territorio. Quindi questo può produrre anomalie anche grosse tante volte, no? Per cui molte sementi, oggi per esempio anche i nostri agricoltori quando devono piantare i cavoli non vanno più nel senso dell'amico oppure di famiglia, ma li vanno a comprare dal rivenditore, il quale avrà degli ottimi semi, però sono semi che non sappiamo da dove arrivano con esattezza e molto spesso sono stati anche manipolati. Allora io voglio fare un piccolo flash anche sulle problematiche che hanno generato, diciamo così, anche gli OGM, no? OGM, praticamente gli organismi geneticamente modificati, rappresentano, diciamo, un grosso pericolo, per quanto posso dire io, non tanto e non solo per la salute delle persone, ma quanto proprio per la stabilità del pianeta, perché un OGM, ragazzi, è un seme che è un prodotto che è stato brevettato sostanzialmente, e quindi è di proprietà di chi lo ha brevettato. Di conseguenza quel seme, se lo vogliamo comprare, lo dobbiamo comprare da chi ha il brevetto. Questa cosa per ora è pericolosa, perché sostanzialmente noi l'abbiamo sperimentato. Prima sentivo parlare del grano abbondanza, questo grano che qua almeno ha fatto storia, no? Nel senso che quando è arrivata questa varietà, che non era un transgenico, chiaramente derivava da una selezione particolare, ha sostituito di colpo tutte le vecchie varietà, perché era molto più produttiva, no? Perché giustamente l'agricoltore che col sudore zappa la terra, alla fine vuole anche raccogliere qualcosa. Questo è altrettanto vero per il transgenico. Quindi quando noi mettiamo a disposizione del mondo agricolo delle sementi particolarmente adatte a determinate situazioni, corriamo il rischio che immediatamente perdiamo le altre, e questo è un grosso rischio, perché alla fine si diminuisce la biodiversità, diminuisce la capacità di ognuno di noi di poter disporre di sementi e di prodotti potenzialmente utilizzabili per l'alimentazione, quindi il rischio che un domani potremmo essere sotto il gioco, diciamo così, di chi ha il brevetto di questi semi, perché purtroppo, guardate, il meccanismo di diffusione è immediato, perché quando noi ad esempio inseriamo una soia transgenica che non si ammala di mal del piede, chiamiamolo così, ovviamente l'agricoltore che ha problemi con quella cosa la compra subito, non se ne importa, avete capito? Anche pagandolo un po' di più. E questo rappresenta un grave rischio. Diciamo che noi qui all'interno del Parco Nazionale e all'interno del nostro, diciamo, isolamento, chiamiamolo così, abbiamo ancora la fortuna di avere un tesoro che possiamo ancora utilizzare. Qualche cosa di vero c'è ancora, corriamo il rischio di perderlo. Tante volte, qui lo dico senza peli sulla lingua, hanno fatto grossi danni anche i disciplinari di produzione della regione, no? le DOP, no? Perché sì, ci sono gli studiosi, ma poi ti dicono che qua a Casera devi coltivare per esempio l'aglianico, no? È vero, c'era l'aglianico, ma l'aglianico che oggi compriamo per fare i nostri vigneti non è proprio quello che si coltivava 30 anni fa o 40 anni fa, va bene? Quindi diciamo, queste sono cose che bisogna stare attenti. Soprattutto il parco deve cercare di stare più attento a queste cose, perché dobbiamo creare delle linee, diciamo così, conservare le linee che noi abbiamo. Ma questo non perché siamo nostalgici, ma perché questa rappresenta una delle poche, forse ultime chance che ci possiamo giocare, perché se noi siamo in grado di portare a tavola o nei nostri punti vendita dei prodotti che non sono solo un prodotto, che non rappresentano soltanto un alimento, ma che rappresentano la storia, che rappresentano la cultura di quel posto, è certo che qualcuno, magari sempre più numerosi saranno, arriveranno qui per consumare sul posto questi prodotti, perché molto spesso le nostre produzioni non possono aggredire i mercati, no? Nel Cilento, insomma, questo si può fare forse per pochissime cose, ma il nostro territorio si presta bene invece a fare in modo che chi è interessato a riscoprire determinati elementi della nostra cultura, del nostro modo di vivere, possa venire qua a rendersene conto e quindi ad utilizzarlo. Per cui io davvero concludo, vi ringrazio, questa è una cosa molto bella, insomma, e spero davvero che si possa continuare a fare in modo che
che questo patrimonio lo consolidiamo e non lo perdiamo. Grazie. Andiamo avanti in maniera spedita. Tocchiamo ora con mano quello che abbiamo prima assaggiato, nel senso che ora ci fa in proprio la nostra nutrizionista e biologa Marzia Maniglia, che oltre ad essere nutrizionista e come ricordava prima Corodelia, è una giovane amministratrice dei nostri territori, assessore a Montesano sulla Marcellana, e che oggi aveva lì un convegno che ringrazio per averla portata qui, in particolare Anelina Chirico, perché entrambi frequentano il corso ANCI ed è una cosa di cui noi come giovani cilentani andiamo fieri, perché sono dei coetanei che si formano per essere amministratori e quindi per formare una classe dirigente all'altezza. Marzia si soffermerà in particolare sulla dichiarazione nutrizionale, ci ha preparato delle slide, ha fatto un lavoro encomiabile sugli aspetti normativi oltre che nutrizionali, rendendoli in maniera più semplice possibile in modo che tutti possiamo comprendere. Grazie Marzia, a te la parola. Buonasera a tutti, io ringrazio Alberico per l'invito che ho accettato con molto molto piacere. Quello di cui discuteremo questa sera sarà il regolamento dell'Unione Europea 1169 del 2011, che ha come oggetto fondamentale l'etichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea. Che cosa ha fatto questo regolamento? Non è altro che un testo unico che l'Unione Europea ha cercato di demanare a tutti gli Stati membri e ha il fine di disciplinare l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità e le indicazioni nutrizionali. Quindi non ha fatto altro che unire due decreti legislativi che in Italia già operavano, cioè quello, il decreto 77 del 93 e il 109 del 1992. Entra in vigore il 12 dicembre 2011 e ha come obiettivo fondamentale l'aggiornamento, abbiamo già detto, di un decreto già esistente. Due sono gli obiettivi fondamentali però: dare una maggiore tutela al consumatore e assicurare una certezza giuridica agli operatori del settore alimentare, che come vedremo avranno la più grande responsabilità in normativa di etichetta. Cercheremo in maniera molto breve di indicare quello che è il contesto in cui la dichiarazione nutrizionale si va a inserire, ossia la normativa. Nell'articolo 1 vengono stabiliti gli obiettivi, i campi di applicazione e il concetto di etichettatura. Abbiamo già detto che l'obiettivo è quello di stabilire le basi giuridiche per garantire un livello alto di produzione sia al consumatore ma anche all'operatore del settore alimentare. Definisce quelli che sono i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano tutte le informazioni sugli alimenti, in particolare l'etichetta. Campo di applicazione, questa è una novità rispetto al vecchio decreto legislativo, perché prima il campo di applicazione principale era l'operatore del settore alimentare, mentre oggi si applica anche a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale che riguardano la ristorazione collettiva, ossia ristoranti, mezzi, ospedali e catering. Che cos'è un'etichetta? In termini tecnici non è altro che un'immagine, uno stampato che viene impresso su un imballaggio oppure su un contenitore che contiene appunto un alimento. Dando un'accezione un po' più ampia, un po' più complessa, non è altro che l'identità, la carta d'identità di un alimento, perché il consumatore che acquista un prodotto deve fare attraverso l'etichetta, deve essere in grado di fare una scelta consapevole e responsabile, ma deve riuscire a capire tutte le informazioni complete di quell'alimento, quindi caratteristiche, qualità, ingredienti e l'ingrediente del prodotto che viene utilizzato come materia prima. Quali sono le informazioni obbligatorie? La denominazione dell'alimento, l'ingrediente che viene indicato in ordine decrescente, quindi dal più grande al più piccolo, il contenuto degli allergeni che si è aumentato con la nuova normativa, devono essere indicati in maniera diversa rispetto agli ingredienti o in grossetto oppure sottolineati. L'ingrediente caratterizzante, il cosiddetto CLIMS, che a mio avviso rappresenta un ottimo strumento per l'operatore del settore alimentare. La quantità, il tempo medio di conservazione, la data di scadenza, condizioni particolari di conservazione, definisce chi è l'operatore del settore alimentare, che in norma di igiene rappresenta colui che è il responsabile del manuale dell'HACCP. Il paese di origine o il luogo di provenienza,
anche se, come veniva prima indicato, non è obbligatorio per tutti gli alimenti, e quello è il problema principale, e dove è obbligatorio, deve essere obbligatorio solo per quell'alimento che rappresenta il 50% di tutta l'alimento completo. L'istruzione per l'uso, qualora ce ne sia necessità, e infine la dichiarazione nutrizionale. Chi è responsabile? L'abbiamo già detto, è l'operatore del settore alimentare, cioè colui che commercializza il prodotto, ed è responsabile nell'assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. È possibile omettere alcune indicazioni obbligatorie in due casi: se ci troviamo di fronte a una bottiglia di vetro che deve essere riutilizzata, quindi non è necessario l'utilizzo dell'etichetta, anche se in questo caso ci sono dei punti che comunque restano obbligatori, che sono la denominazione dell'alimento, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che possa portare un'allergia oppure un'intolleranza, il termine di conservazione o la data e la dichiarazione nutrizionale. Altra omissione si ha per invece quegli imballaggi la cui superficie maggiore sia inferiore a 10 cm quadrati. Anche in questo caso però restano obbligatorie la denominazione, la quantità di ingredienti che possono arrecare dei danni in termini di allergie o intolleranze, la quantità netta dell'alimento e il termine di conservazione. In questo caso però, siccome al centro dell'attenzione della normativa europea vi è il consumatore, non più l'operatore del settore alimentare, il consumatore può comunque richiedere all'operatore la lista degli ingredienti. È possibile omettere la dichiarazione nutrizionale in alcuni esempi, esempio i prodotti che non sono trasformati, che comprendono nella sua ingredientistica un unico ingrediente, tipo ad esempio la frutta e la verdura, oppure in alcune sostanze che vengono utilizzate come gli aromi, gli additivi alimentari, la gelatina, i composti di gelificazione. Passiamo quindi al punto cruciale, la dichiarazione nutrizionale, che viene definita nell'articolo 29 del 1169 del 2011. Entra in vigore l'anno scorso, quindi è già in vigore, anche se noto dalla mia esperienza che molti produttori hanno preso un po' poco in considerazione la dichiarazione nutrizionale, anche se la comunità europea, come vedremo, invece è stata molto molto ferma, addirittura ha attivato delle sanzioni per chi non osserva l'esposizione oppure la cattiva esposizione della dichiarazione nutrizionale. Che cos'è? Quali sono le informazioni obbligatorie? Valore energetico, grassi di cui saturi, carboidrati di cui zuccheri, proteine e sale. Se si dà una lettura molto breve a quelle che sono le informazioni obbligatorie, si capisce, sembra quasi che la normativa europea voglia andare contro l'operatore del settore alimentare, perché deve riportare tutte quelle sostanze che in realtà arrecano danno al consumatore. Però, come abbiamo già detto, rispetto ai decreti precedenti, il punto principale di tutta la normativa è il consumatore, che deve essere tutelato, anche perché molte malattie, tra cui le croniche degenerative, possono essere tranquillamente migliorate qualora si scelga un tipo di alimentazione oppure si faccia un determinato stile di vita. Ecco qui che rientra il concetto di dieta mediterranea e di tutti quei prodotti che sono presenti all'interno dei nostri territori, che altro non è che dieta mediterranea, anche se è una dieta mediterranea diciamo un po' moderna. E poi ci troviamo di fronte a un consumatore molto più preparato e consapevole rispetto agli anni precedenti. Esistono anche delle informazioni facoltative: è possibile apportare che il contenuto di sale sia lo stesso della materia prima utilizzata, oppure indicare acidi grassi insaturi, poliinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine, qualora ce ne sia una quantità significativa. Anche in questo caso esistono delle eccezioni: nel caso in cui la bevanda contenga un contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, in questo caso si può anche apportare semplicemente il valore energetico, oppure per i prodotti che non sono preimballati ci si può limitare come dichiarazione nutrizionale al valore energetico accompagnato alla quantità di grassi, grasso saturo, di zuccheri e sale. Questo è l'esempio del panino. E in questo caso si può pensare anche di riportare queste
dichiarazioni non su 100 grammi o 100 ml come viene indicata dalla normativa, ma per pezzo, anche se bisogna dire che la normativa in questo caso non è chiara, cioè non riporta nessun tipo di informazione obbligatoria o facoltativa nel caso in cui si voglia indicare la dichiarazione nutrizionale sul pezzo e non sulla quantità di 100 grammi o di 100 ml. Come si presenta? Viene indicata l'unità di misura espressa in kilojoule o in chilocaloria o per massa, grammi, milligrammi e microgrammi. Il valore energetico e la quantità nutritive sono espresse 100 grammi e 100 ml e deve essere tutto inserito in un campo visivo, tutto insieme. Si può presentare in formato tabulare qualora ci sia una superficie che lo permetta. Nel caso in cui la superficie è molto piccola, si può scegliere un formato lineare. Questo è l'ordine di presentazione, quindi energia, kilojoule, chilocaloria, grassi di cui saturi, carboidrati di cui zuccheri, proteine e sale. Quelli che sono evidenziati in grossetto sono quelli obbligatori, mentre la restante parte sono facoltative. Come si calcola energia di ogni componente all'interno del prodotto? Attraverso i fattori di conversione, quindi esempio, il pane è formato da farina, lievito, acqua e sale. Si vanno a calcolare tutte le quantità di carboidrato, proteina e zuccheri, carboidrato, proteina e lipidi, quindi grassi, in tutte le componenti che formano il pane. Si calcolano, si sommano e si convertono per un fattore, quindi 4 kcal per carboidrati e proteine, 9 kcal per i grassi, ecco perché i grassi fanno ingrassare, perché hanno un valore energetico, un fattore di conversione superiore rispetto invece alle altre componenti. Come si calcolano? Attraverso due modalità, o si manda il prodotto in laboratorio, quindi il laboratorio ci lascerà poi una ricevuta dove sono presenti la dichiarazione nutrizionale, oppure possono essere calcolati a partire da valori medi o noti, oppure da dati generalmente stabiliti o accettati, sono le famose tabelle INRAN. Questo è un esempio di tabella, quindi un formato tabulare dove vengono indicate dove viene sintetizzata la dichiarazione nutrizionale. Altro aspetto che mi piacerebbe trattare è quello dei claims, perché credo che questo possa essere uno strumento che possa essere identificato come a vantaggio dell'operatore del settore alimentare e anche poi del consumatore, perché è un messaggio che affermi o suggerisca che un alimento abbia delle particolari caratteristiche. Esistono tre tipi di claims: nutrizionali, salutistici e relativi alla riduzione di un rischio di malattia. Che cosa fa un claims nutrizionale? Afferma che questo alimento ha delle proprietà particolari, ad esempio dovute all'energia o dovute a alcuni nutrienti per difetto. Ovviamente la commissione è stata rigida sui claims nutrizionali e ha stabilito un elenco di 24 claims nutrizionali, che sono un prodotto dove sull'imballaggio viene apportato la dicitura a basso contenuto calorico, senza calorie, a basso contenuto di sale, a tasso ridotto di leggero, light. Ovviamente per ogni dicitura c'è un riferimento che poi deve essere considerato. Esistono poi i claims salutistici, sono delle indicazioni invece che affermano l'esistenza di un rapporto tra alimento o uno dei suoi componenti rispetto alla salute. Questa deve essere apportata insieme ad altre tre diciture, che sono una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata, uno stile di vita sano, la quantità dell'alimento e la modalità di consumo affinché si possa avere quel beneficio, e infine l'avvertenza che se questo prodotto viene consumato in una dose eccessiva possa avere delle controindicazioni. La Commissione europea ne stabilisce 222 e possono essere trovati in questo sito della Comunità europea. Quali sono? Ad esempio, il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flautolenza post-prandiale, oppure la presenza di polifenoli dell'olio d'oliva possa avere un effetto sui radicali dell'ossigeno e quindi un'azione antiossidante. Quelli di rischio di malattia sono simili a quelli sulla salute, però bisogna apportare nello specifico di che malattia si tratta.
Ho già detto che la comunità europea è stata molto rigida sul rispetto di tutta la normativa relativa alla dichiarazione nutrizionale, tant'è che con il decreto legislativo del 7 febbraio 2017, che è entrato già in vigore il 1 aprile 2017, disciplina tutta la sanzionatoria per la violazione della disciplina. Sono 1, 2, 3, 4, 5 capo: principio generale, violazione dei requisiti generali, violazione degli obblighi specifici in materia di indicazione nutrizionale, in materia di indicazione sulla salute e disposizioni generali. Io ho portato un unico esempio, cioè qualora non venga apportata l'etichetta, quindi nell'etichetta la dichiarazione nutrizionale, oppure venga indicato il falso, l'operatore del settore alimentare, che abbiamo già detto essere il responsabile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va da 3.000 a 12.000 euro. Io concludo dicendo che la normativa è chiara e abbiamo già visto come però l'operatore del settore alimentare dalla dichiarazione possa trarre dei benefici, dei vantaggi, che è quello di, attraverso la dichiarazione nutrizionale, conoscere il proprio prodotto, conoscere di che, quanti carboidrati ha, quante proteine ha, e quindi, qualora è necessario, è possibile apportare anche dei claims nutrizionali che possono essere utilizzati a vantaggio. Il vantaggio del consumatore è che oggi, l'ho già detto, parliamo di un consumatore che è all'avanguardia, un consumatore che legge e un consumatore che si informa, quindi è senza dubbio un consumatore che sceglierà nel supermercato o in qualsiasi parte un prodotto dove è indicata la dichiarazione nutrizionale, quindi conosce quello che sta mangiando, e non un prodotto invece dove non è indicato assolutamente nulla. Grazie. Allora, ha fatto una corsa perché temeva di sforare i 15 minuti che gli avevo assegnato, ma è stata bravissima e direi molto dettagliata. Certamente non è una materia semplicissima, ma chi ha bisogno di ulteriori chiarimenti, ovviamente Marzia credo sia a disposizione, anche perché fa questo per lavoro e senza dubbio ci ha dato degli spunti interessanti. E io affido la conclusione dei lavori alla persona che per prima avevamo diciamo contattato come esperto della materia, perché se ne occupa al Parlamento Europeo. E fino a due giorni fa era lì a lavorare, e ora è sceso qui con noi, lui è del Benevento, ma sta girando il territorio, perché e così fanno i portavoce del Parlamento Europeo, che durante la settimana lavorano, i fine settimana stanno con i cittadini, raccolgono le iniziative. Lui si sta battendo in prima persona contro l'utilizzo del glifosato, ce ne parlerà credo sicuramente. Sto parlando di Pier Nicola Pedicini, che è il nostro portavoce al Parlamento Europeo. Grazie. Grazie davvero dell'invito. Io con piacere parlo di questi temi. In realtà mi occupo di tante cose, ovviamente